anche per questa settimana con l'appuntamento dell'oroscopo di Effi, sempre su TV Sorrento. Iniziamo subito con il segno dell'Ariete. I nostri amici, sul lavoro vi potreste trovare ad un bivio. Non esitate ad imboccare la strada che sentite più adatta a voi. In questo momento l'istinto vi aiuta a fare le scelte giuste, senza la solita impetuosità che talvolta vi rende imprudenti. Una nuova amicizia potrebbe ben presto trasformarsi in una storia molto coinvolgente. Con il Leone o il Sagittario formerete una bellissima squadra. Grandi baruffe con i Bilancia, ma tra le lenzuole che fuoco! Gli amici del Toro, sul lavoro non prendete decisioni affrettate. La situazione attuale potrebbe essere in una fase di trasformazione, quindi meglio aspettare di vedere le cose con chiarezza prima di agire. Anche se vi sentite sicuri di voi stessi, evitate di mostrarvi troppo criticoni o esigenti nella vita di coppia. Non si sa mai, il partner potrebbe avventurarsi verso altri lidi. Bellissima l'intesa erotica con i Vergine, il Capricorno, difficoltà con gli Scorpione. Il segno dei Gemelli, sul lavoro siete molto avvantaggiati, tuttavia potreste essere tentati di assumervi troppe responsabilità. Portate avanti un'iniziativa alla volta per essere sicuri di condurla al successo. Il vostro fascino farà colpo anche su una persona che da tempo vi sfuggiva. Ora potrete muovervi all'attacco. Con i Bilancia e gli Acquario condividerete viaggi, divertimenti e una forte sensualità. Confronti poco costruttivi con il Sagittario. Il segno del Cancro, non tiratevi indietro davanti a una sfida che riguarda la sfera professionale e che siete in grado di affrontare con successo, specialmente se accetterete i consigli di qualcuno che la sa lunga. Nella vita di coppia non aspettate oltre se dovete affrontare un chiarimento. Prima sarà e meglio sarà. Gli Scorpione e i Pesci vi coinvolgeranno con la loro voglia di fare progetti. I Capricorno vi appariranno un po' troppo esigenti. Gli amici del Leone, non prendetevela se sul lavoro non tutto andrà come avevate previsto. Qualche contrattempo bisogna sempre metterlo in bilancio, ricordatelo e guardate avanti. Presto le cose riprenderanno a marciare. Una breve assenza, un pizzico di gelosia farà più di mille coccole per riattizzare il desiderio del partner. Con il Sagittario e gli Ariete andrete sempre alla grande. Nonostante l'attrazione fisica, qualcosa non funzionerà con gli Acquario. Il segno della Vergine, se qualcosa non funzionerà nel procedere di un vostro progetto, non prendetevela con la mala sorte o con il destino. Analizzate attentamente tutta la situazione e scoprite dove avete sbagliato. Così potrete subito correre ai ripari. Qualche sana discussione col partner non influirà negativamente sul rapporto, anzi avrà l'effetto di rivitalizzarlo. Grande feeling con i Capricorno e Toro, i Pesci sapranno farvi ingelosire. Gli amici della Bilancia, molte cose bollono in pentola per voi in campo lavorativo e potrete finalmente prendervi una bella rivincita su qualcuno che vi aveva sottovalutato e vi aveva trattato con arroganza. Il partner vi farà capire di che cosa ha bisogno e voi sarete ben felice di realizzare generosamente le sue aspettative. Con gli Acquario e i Gemelli vi divertirete moltissimo, momenti di passione, ma quanti battibecchi con gli Ariete.
Gli scorpioni invece sul lavoro vi renderete conto di avere una maggiore autorevolezza grazie al fatto che riuscirete a farvi valere con i fatti, non solo con le parole. Non siate troppo esigenti o severi con il vostro partner. Sappiate prendere dall'amore solo ciò che può darvi. Il cancro e i pesci vi seguiranno con entusiasmo nelle vostre iniziative. I toro si sentiranno un po' condizionati dalle vostre esigenze di espansione. Il Sagittario invece, gli amici del Sagittario, non lasciatevi condizionare dalle apparenze in una questione lavorativa. Potreste andare incontro a qualche delusione. Cercate di valutare sempre bene ciò che vedete e ciò che sentite intorno a voi. Una persona per la quale credevate di provare solo semplici sentimenti di amicizia improvvisamente vi apparirà sotto una luce diversa che vi abbaglierà del tutto. Non tutto filerà liscio con il leone e gli ariete. Gli amici del Capricorno, non dedicatevi soltanto al lavoro, lasciate qualche spazio anche alla vita sociale, specie se siete in cerca di nuove aperture professionali. Potreste imbattervi in qualcuno che potrà fare molto per voi in futuro. Non fossilizzatevi in una storia che ormai si sta attrovizzando. Forse è arrivato il momento di guardarvi intorno. Sarete particolarmente attratti dai toro e dai vergine. I cancro vi apriranno un po' troppo chiusi. Gli amici dell'acquario, se un progetto ha la tendenza a impantanarsi, dovreste domandarvi se davvero state facendo di tutto per farla andare in porto e se è proprio quello che desiderate per voi. Forse è arrivato il momento di dedicarvi ad altro. In amore potreste trovare davanti una scelta molto intrigante. Entrambi i candidati a regnare sul vostro cuore sembrerebbero avere tutte le carte in regola. Alla grande con i gemelli e bilancia, gioie e dolori con il leone. I nostri pesciolini, molte idee vi frullano per la testa e bisogna dire che alcune di queste sono valide e chiarissime. Tuttavia, meglio temporeggiare, aspettare i segnali del destino prima di muoversi in una direzione o in un'altra. Non tradite la fiducia di chi vi vuole bene per abbandonarvi ad un semplice capriccio. Potreste sciupare una bella storia. Con il cancro e lo scorpione potreste prendere importanti decisioni. Turbolenza in vista con i vergine. Amici di Tivo Sorrento, l'oroscopo è volta di nuovo al termine. Vi saluto per questa settimana e vi do l'appuntamento per la settimana prossima. Non mancate, ciao!